Ehi, la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Ci troviamo sempre nel punto di prima, ho solo saccheggiato tutto quello che era possibile fare. Romans, here. Tell me, did you murder these people in the belief that they were protecting me, or in the knowledge that they were my captors? La prima è molto romanzesca, effettivamente. Le abbiamo uccisi perché si mettevano tra te e me. Spero che non sia un problema. Andrei con la terza, che siamo un po' più oneste. Sono io, Lucio Sempronio, su Mazzetest, siamo qui per salvarti. And he introduces himself first. Courage and manners. An uncommon combination. From whom are you saving me? Teniamo a bada gli istinti. Tuo fratello, immagino, almeno quello che mi ha detto, quello che ci ha detto Lunia. Ah, you are Lucullus's people. Lunia succeeded then. Something like that. Let's get you out of here first, then we'll talk. Perché cosa c'è ancora? Magari semplicemente poteva esserci qualcuno, cioè potevamo parlarci prima di finire il combattimento, forse per quello. Lì. Guardate quest'uomo qua. No, questi artwork sono molto molto bellini, devo dire. Molto molto bellini. Dobbiamo tornare alla villa di Lupullo. D'accordo. Però allora io andrei un attimo prima a ad Apollonia per vedere se possiamo fare un replenish degli oggetti. Si stavano un po' di roba. Tanto tempo ne abbiamo, no? Abbiamo detto. Scusa, Cleopatra, se ti portiamo un attimo in giro, ma. È giusto che ce ne occupiamo. Allora? Ok. To tell you the truth, I'm not handling it as well as I thought I would. What's going on with you? I guess I had a host of... Allora, no, non è questo il discorso. Non è questo il discorso. Ah, qua possiamo reclutare delle nuove persone. The horrible memories lodged in my voice coming flooding to the front of my mind again. You've been through this shit before. Upgrade. No, vabbè, upgrade no. Avrei bisogno di. Perché Speculator Tent. Chi è che era il top per la Speculator Tent? No, non abbiamo più legionari. No, dobbiamo riassumere tutti, dai. You have the tools to get through it, even if you don't feel that way sometimes. Please, excuse me. Non è colpa mia. Ma i tizi ce li abbiamo ancora i comandanti, vero? Sì, li abbiamo fatti salire di livello apposta. Allora, abbiamo bisogno di quello che chiacchiera. Ok.
Questo lo prendiamo. Poi il tizio, questo ci torna utile anche. E questo ci torna anche utile. E prenderei anche un Sagittarius, dai, che... ah, dell'abilità di cura, dai, andiamo. Ok, abbiamo nuove persone. Poi dovremmo espanderlo ancora, ma non vorrei andare con della gente di livello troppo più basso. Ah, ma no, qua abbiamo dei livello 7. Un Princeps e un Triario. Ma cosa che ci manca? Ci mancano dei Veles, più che altro, non so se... non ce ne faccio. Ah, questo qua di livello 6. Questo è anche buono. Questo Veles, dai. Vada così, per il prossimo giro ne prendiamo altri. Dobbiamo poi risistemarli. Allora, metterei il tizio che chiacchiera. No, ok. Reloader ci serve qua. E per ora va bene. Upgrade, abbiamo varie robe che possiamo fare di upgrade. Mi sa che ci conviene darci un'occhiata. Allora, tutto questo l'abbiamo sbloccato. Ci interesserebbe questa, ma dobbiamo fare prima l'infermeria, che non possiamo fare, perché c'è anche ancora una tannery. Questo invece è il depot. 10%. Ah, possiamo migliorare il Balneum per aumentare il morale. Potremmo quasi fare questo e poi Balneum. Effettivamente, piuttosto che andare sul legato. Smetterci qua Garrison. Ah, tra il 7 e il 12, no, meglio. Meglio. E questo invece, le mura, che poi portano alla forgia. Allora, andrei di questo. Ottimo, che ci ha potenziato la tenda là. E ci ha spostati, tanto possiamo andare qua nell'outpost management. Qua ci mancano due segherie e una tannery ce l'abbiamo. Quindi non vogliamo consumare dei tannery e non le consumeremo. Il depot lo facciamo un'altra volta, perché il legatus mi sa che è la cosa più importante in questo momento, più dell'infermeria, più del bagno, più delle mura, più della forgia, eccetera, eccetera. Metterei, quindi abbiamo detto, l'armory, ma non mi ricordo più come funziona, mi sa che devo andare a ripescarmelo un attimo quel discorso. Stratagemmi di livello 1. Se lascio qualcuno al workshop... Garrison, qua c'era uno. Ok, lo mettiamo qua per ora. Il bagno non ci vuole stare, perché non abbiamo altri oltre a... armory. Ci proviamo. E workshop. Non abbiamo il tizio apposta del workshop. Vabbè, vedremo. Intanto facciamo passare un po' di cose di tempo. Allora, next replenish in 52 ore di quello. Adesso, cibo, abbiamo tantissimo cibo. Vediamo se ci comprano del cibo. Oh, hey, Legate. You...
Allora, hanno tanti soldi e pochi schiavi. Noi di schiavi un po' ne abbiamo che possiamo dargli. Per 30 schiavi gli dovremmo tutto il cibo, tutto il coso. Aspetta un attimo, se ti vendessi delle razioni invece che di razioni ne facciamo tantissime. Razioni per denari. 400 razioni, 4.000 denari. Ci sta? Ci sta. Tra l'altro abbiamo bisogno per caso di refillare le nostre truppe? Non lo so. È un po' che non seguiamo questa parte qua, quindi no, siamo full. Ottimo. E forse dovrebbe aver iniziato adesso. Andiamo avanti alla Speculator Tent e vediamo se c'è la chi è Tullius Orestes? Un tizio nuovo? Away, legate. Ah no, è lo stesso dell'altra volta, mi sa. Speculator. Allora. Replenish Pilum. A zero per il replenish. Ah, li stiamo facendo con i. Con le altre cose. Facciamo che un lino possiamo spenderlo per quel replenish e poi gli altri li aspettiamo. La forgia non mi ricordo più niente della forgia, però l'abbiamo usata solo una volta per fare un po' di roba. Voglio vedere se effettivamente possiamo fare qualcosa di più powerful. E qua abbiamo skills, c'è qualcuno? Ah no, dobbiamo sistemare le skill di tutta sta gente qua. E inventario, dobbiamo sistemare l'inventario di tutta sta gente qua. Vabbè, questi tanto sono. Hanno già delle loro robe, per cui chi se ne frega. Cioè, però non è urgente. Poi in realtà lo sarà, ma non voglio andare a tediare troppo con tutta questa situazione qua. Tactical, allora possiamo fare dei. Gli antipiro? No, ci mancano i javelin tools. Questo cos'è che fa? Miracle bandage? Toglie bleeding, toglie poisoned e dà rinvigorito. Mentre questo toglie solo bleeding. Però ridà molto più vita. All'inizio del. Turno? Devo dire che ogni turno? Smoke bomb, mystery date, refire, no. Upgrade, c'è della roba che posso upgrade? Sì. Cioè, quelli che non sono a livello blu giallo possono upgradeare. Ah, gli dà una random, un'abilità random. Però no. The forge required. Non abbiamo la forge. Ah no, ok. Possiamo solo craftare, quindi per questo momento non upgradeare la roba. Però possiamo fare degli oggetti nuovi, dice. Vediamo se abbiamo degli oggetti che ci interessano, tipo armatura. Da 5 di vita. Questa è una speciale di bestia. Questa è speciale di Caeso. Questa è speciale di Caeso. Questa era quella di Calida, ma l'abbiamo già fatta forse. Questa è quella migliorata di Calida. Possiamo anche provarci.
craftare queste robe qua. Sono di livello giallo, quindi buono. Armi più che altro. Questa è super speciale, specifica. Possiamo provare a fare un arco power per la nostra... Che difesa c'è tra questo Arcus 1, 5, 7 e questo qua? 4, 6. Il Toxo invece? Ah, 5, 7, 8, 4, 5, 8, 12. È identico. Possiamo provare a craftarne uno, vedere cosa ci esce fuori. Detto di materiale un po' ne abbiamo. Questo Roman stuff, ma mi sa che è migliore quella che abbiamo noi adesso. Clipeus. Sono uguali. Probabilmente ci danno delle abilità diverse in base a quello che... Upgrade, non possiamo modify. Allora, vediamo un attimo. No, andiamo su Calida. Tipo l'arco di Aurito. Extra piercing damage. No, è già modificato. Il damage maximum. Bludgeoning resistance. Ok. Ma invece, tipo la mia spada... Ah, ok, posso cambiargli la roba là. L'armatura poi c'è piercing resistance. Slashing resistance. Va bene. Direi che qua ci siamo, abbiamo quell'upgrade che non ci interessa, abbiamo il party management qua, dove dobbiamo mettere le skill a loro. Ah, no, questo è il tizio che avevamo già prima, quello che era l'inspire. Mi sa di sì, o è lui o è comunque uno uguale. Questo allontana la gente da un'area. Dai, andiamo così. Giusto per... E... No, ci sono gli altri qua. Arius Medellus. Gli diamo questo, ci sta. Non sono troppo interessato a queste cose qua. Quindi andiamo abbastanza spediti. A lui diamo un... Quick Beat. E bon, abbiamo roba. Abbiamo delle cose da imparare. Ah, no, cos'è che ci ha dato? Un nuovo arco possiamo imparare. Equipment. Un arco egiziano ci ha dato un composite bow. Ah, è figo questo. 7, 9, 10. È migliore questo, perché non facciamo un composite bow? Qui ha quattro cose, posso che... Quelli di livello 2. Ascolta, ma più vado in giù, più meglio... No, è peggio, perché... Però questo... Perché è un 2, è un composite bow 2.
Ma allora piuttosto che fare questo, farei un composite bow 2. E sembra decisamente meglio. Dai. No. Volevo andarmene. Diamocene. E in realtà dobbiamo far passare del tempo. Vabbè, mi sa che lo farò off camera, perché tanto vi ho già fatto sprecare un episodio praticamente. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per il video l'avete già fatto, a lasciare un commento qua sotto. E vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.